can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Mi avete messo sotto processo e non mi fate neanche parlare. Tutti hanno diritto ad essere ascoltati. Ma tutto chi? Chi ti ha messo sotto processo? E tu chi sei? Tutte le emozioni vanno ascoltate e voi mi avete messo sotto processo. Io sono la rabbia. Vi sento, che credete? Ah, cos'è, uno scherzo? Tu scherzavi quando raccontavi la novella del lupo bianco e del lupo nero? Ma cosa c'entra adesso? Non è scritto tu che dentro ognuno di voi c'è un lupo bianco e un lupo nero e che vanno curati e nutriti entrambi perché entrambi vi servono? Io ho raccontato una novella indiana. Della quale hai fatto tesoro, spero. Sai bene che l'energia del lupo nero, se non la isoli e non la affami, la puoi usare a fin di bene e creativamente. Non ti seguo. Cosa vuoi? Voglio essere ascoltata. Ah, guarda, ti ascoltano pure troppo, è in troppi in questo modo, mondo. No, non mi ascoltano attentamente. Voi non guardate cosa io mostro, mi comprimete o pompate, che poi è la stessa cosa. E poi mi fate esplodere pensando che sia tutta mia la responsabilità. E di chi altri? Vi siete mai chiesti perché esisto? Io esisto, rinnegarmi non serve a niente. Magari bastasse rinnegarti per farti sparire. Lo ripeto, io esisto. Anziché concentrarvi nel negarmi, che tanto è inutile, perché non vi chiedete a cosa vi servo e come usarmi? Magari a distruggere? Mi sembri una delle tante versioni notturne di Penelope, quella che distrugge la notte ciò che ha creato di giorno in un gioco dell'oca infinito e senza Ulissi che si intravedevano all'orizzonte. Questa è una vostra scelta, non mia. Nostra, certo. Vostra, sì, io esisto per aiutarvi. Ehi, dai. Dite tutti di essere liberi o di volere la libertà, eppure siete tutti lì con la vostra bella mente a giudicare ogni vostro singolo passo dentro questa fantomatica libertà anziché sperimentarla. Un passo avanti e 100 remore indietro. Volete essere liberi e volete la sicurezza, che dire, binomio perfetto, senza considerare il benestare di chi vi sta attorno. Che siano gli altri a dirvi che andate bene mentre vi guardate dal farlo voi e non a parole dentro. Dite di volere l'amore eppure non vi amate, o meglio, lasciate che ad accudirvi sia il vostro ego impregnato fino al midollo di conformismo, del corretto, giusto, sbagliato, adeguato, di perbenismo. Solo che, belli miei, quello non è l'amore. Ricordi quando hai scritto sull'amore tempo fa? Ci chiederà di seguirlo, di vivere con lui nella sua vera casa, l'immensità del tutto e del suo contrario. Ricordi questo passaggio e il resto? Cercalo e rileggilo tutto e smettila di ignorare quello che ti arriva praticamente con i sottotitoli già inseriti. Siete voi la Penelope di voi stessi, non io. Io mi limito a mostrarvi che aspettare Ulisse senza accettarvi è come aspettare Godot. Ora basta. Bravo, oh, ora basta, lo vedi? Ora che sono entrata in te dici basta, a questo servo. Ma basta non devi dirlo a me, dovete dirlo a ciò che di voi io vi mostro. A questo servo, a mostrarvi quanto vi comprime e a farvi dire basta. Non a me, ai vostri aspetti disfunzionali. Guarda che lo faccio. Cosa? Osservare quello che ti mostro? E accettare per trascenderlo? Pure. Certo, chiaro. La vedo tutta l'accettazione nel malessere che provate tutti. Andare giù, sprofondare, sentirvi inadeguati, dirvi di aver fallito ancora una volta ogni volta che io arrivo. Sentirvi magari frustrati perché pensate di aver perso l'aureola di santità che stavate lì per acchiappare.
Oh, e qui è il vero capolavoro. Sentirvi in colpa per qualcosa, magari di voi, che rifiutate anche solo di vedere. Tutti chiari segnali di serena e fattiva accettazione di sé, come Poi dai, ci lavoro su, che credi? lavorare è faticare da servi e il servo è costantemente sotto giudizio. Non è questo che devi fare. Dovete osservarvi con distacco e senza giudizio. E invece no, state tutti lì a giudicare me. Ma senza capire che così facendo è voi stessi che giudicate. Grandioso, sempre giudizio, sempre condanna. Ti dispiace essere più chiara, già che sei arrivata a gamba tesa a pontificare? Osservate quello che vi mostro, ma senza giudicare, osservatevi e smettetela di condannare. Così condannate solo voi stessi pensando che sia io. Io arrivo solo a farvi dire ora basta. E portarvi verso l'amore, ma quell'autentico l'amore vivo. Ricordi? Dimenticando che l'amore è ovunque che vive, in mezzo alla terra, nell'aria, dentro l'acqua, nudo, sporco, scintillante, bagnato e arso. Libero. L'hai scritto tu. Non tecnicamente, si trattava anche allora di una ramanzina e mi sembra che fosse proprio io l'uomo che parlava, aveva dentro, proprio la tua. E quindi? E voleva che io, per seguire l'amore, mi svestissi dei miei confini e delle mie fobie, perché la mia pelle potesse tornare a sentire il tutto. Esatto. Bellissima interpretazione di Alessandra che lei ha voluto leggere questo bellissimo testo che fa molto riflettere, un po' meno. Bella la mia, che comunque mi sono prestato questo gioco molto divertente e come dice Alessandra, l'importante è divertirsi e a parte la mia interpretazione, molto bello il significato che Alessandra ha portato con questo testo e con questa trasmissione che vuol parlare della terza via. Allora, questo è Viaggiatore spazio-temporale, l'Alchimista TV ed è tornata a trovarci Alessandra. Ciao Pierri, ciao a tutti, è veramente un piacere. L'interpretazione è stata fantastica la tua, perché tu eri comunque aggredito dalla rabbia, quindi sei spiazzato e ogni tanto esiti, quindi era perfetta così. Allora, perché ho voluto cominciare da questo scrittore? In realtà questo brano, questo passaggio mi è tornato casualmente, peccato che io non creda al caso, all'attenzione. Recentemente, proprio quando parlavo con te di una nuova trasmissione, visto che, come ho detto, non credo al caso, ho pensato che questa io la dovrò usare, così come devo seguire i segni che ho avuto in meditazione e chiamare questa chiacchierata la terza via. Io ho una scrittura particolare, sono una scrittrice, però insomma non parlo, non sono qui per parlare di questo. Le scritture, i testi, che siano romanzi, che siano dialoghi come questi, mi arrivano, ma arrivano a me fondamentalmente per farmi comprendere, osservare dentro e per farmi fare un passo avanti, semmai io mi decido a darmi una mossa, perché poi tutti quanti, poi alla fine siamo in costante evoluzione e per tutti quanti comunque è abbastanza impegnativo questo percorso, per quanto sia estremamente divertente. Qui ho voluto mettere, quindi ho detto, va bene, ok, dovrò parlare della rabbia, perché la rabbia mi si è ripresentata. Come un anno fa arrivò questo dialogo, lei che si rivolgeva al mio ego, perché poi lì è l'ego mio, tuo, di chiunque che parla, e se è tornata in questo momento vuole che si parli della loro funzione, penso, poi magari comunque in ogni caso lo facciamo. Perché questo dialogo, quindi? Perché abbiamo secondo me, o perlomeno io parlo sempre di me, non ho nulla da, forse è bene che lo precisi subito, io non ho nulla da insegnare, non sono un guru, non sono un maestro, non sono assolutamente un'illuminata. E semplicemente condivido quelle che sono le mie ricerche, i miei studi, ma soprattutto le mie esperienze, perché io tendo a non limitarmi a una vita solo teorizzata, ma cerco di quanto più possibile di sperimentare quello che mi arriva, quello che studio, quello che mi viene detto anche in un incrocio, anche appunto nei commenti che vengono fatti sotto i video, dopo ne parliamo, e quindi di trarne il giusto input, la giusta linfa per andare avanti.
le emozioni, quindi le emozioni. Vedo, questo dialogo mi ha costretta, questo dialogo interiore mi ha costretta un anno fa a guardare in faccia proprio le emozioni, ad andare oltre la reazione immediata, che può essere di profonda eccitazione, immensa eccitazione se l'emozione è positiva, può essere di grande disagio quando l'emozione è negativa. E quindi ho cominciato ad osservare queste emozioni e a vedere come queste emozioni sono alla fine dei flussi di energia. È energia che ci esplode dentro, che si muove dentro di noi, che si innesta dentro di noi. L'errore che troppo spesso facciamo è farla salire, farla arrivare alla mente. Quindi in questo modo attivare l'ego, con tutti gli schemi e gli automatismi che a loro volta sono tutti quanti fondati su traumi e esperienze sbagliate, e quindi caricare questa emozione di tutti questi pensieri, che poi sono sempre gli stessi, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente in passato, distorcerne il valore, la valenza, il significato, farci schiacciare dall'emozione stessa, che poi comunque è voluta dall'ego, e vanificare il tutto, ok? Quindi osservando questa dinamica, perché apro un inciso, le emozioni, sia quelle positive che quelle che ci appaiono negative, fanno parte del pacchetto, come un po' l'ego, quindi sono di questa dimensione, fanno parte di noi, e come qualsiasi cosa, come le tenebre, come dicevo l'altra volta, non vanno combattute, non vanno negate, non vanno neanche pompate, vanno semplicemente osservate, bisogna portarci la luce della consapevolezza per capire cosa vogliono. Quindi, essendo dei flussi di energia, vanno lasciati comunque fluire, perché comunque basta osservarsi con attenzione per vedere che qualsiasi tipo di emozione è un flusso che ha un inizio e una fine, comunque transitorio, fermo restando che tutto è impermanente in questa dimensione. Evitare che arrivino alla mente o che si attivi l'ego caricandoli e sovraccaricandoli dei suoi automatismi, dei suoi giudizi, che poi spesso sono autogiudizi, giudizi di inadeguatezza, di colpa, di condanna, che penso che sia una delle forme di più acuto masochismo dell'essere umano. E una volta che sono fluite, si sono stabilizzate, andare a vedere qual è l'origine di questa emozione, da dove è sorta questa emozione, cosa l'ha causata, per esempio la rabbia, perché qui si parla di rabbia, cosa è venuta a mostrarci questa emozione. L'istinto di tutti, anche mio, è cercare la causa al di fuori, perché Tizio si è comportato così, Kaya mi ha risposto così, se la situazione X è fallita, è crollata, non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi proietta a vedere al di fuori l'origine e la causa di un'emozione che in realtà è dentro di noi, che in realtà viene a mostrarci un qualcosa che sta risuonando dentro di noi con un evento esterno che di suo delle volte è neutro. Nel momento in cui si riesce ad individuare, ma dentro di noi, cos'è che è andata a toccare, a mostrarci, anche a mettere sale sulla ferita, no? Perché è andata lì, ci si porta l'attenzione e pian piano è quel conosci te stesso, del quale parlavamo la volta scorsa sulla Tempio di Apollo a Delfi, che ci consente una maggiore consapevolezza, la cura di traumi, di ferite, di credenze, lo scioglimento anche di credenze cristallizzate, e quindi un miglioramento del nostro stato interiore e del nostro benessere interiore. Lì dove comunque si riesce a fare questo lavoro, che ripeto non è facile, però è anche divertente, perché alla fine sembra tutto un grande gioco, tutto quello che ci accade sembra far parte di un cast che agisce fondamentalmente per il nostro bene. Una volta che si riesce a fare questo lavoro, magari su una, due, dieci, venti, mille volte, tutta la vita, più vite, pian piano la rabbia, in questo caso perché parliamo di rabbia, e avendo risolto quel problema non ha più bisogno di tornare a mostrarcelo, e in quel contesto specifico evita di manifestarsi, e quindi comunque riusciamo sotto un certo punto di vista a metterci anche in salvo da emozioni che, o perlomeno a marginalizzare emozioni che possono essere, anzi sono sicuramente abbastanza fastidiose. Più o meno questo è un po' quanto mi ha portato l'aver scritto questo dialogo, averci riflettuto sopra. Che poi andando poi a studiare, perché poi cerco sempre conferme attorno a me, e sono conferme infatti che ho trovato in più testi sapienziali o in più studiosi che cercano di esplorare questo grande mistero che siamo noi come esseri umani e divini. Allora, come sempre, hai il potere con le tue parole
mi riallaccio anche alla precedente trasmissione che abbiamo fatto, che è stata molto apprezzata per primo da me e poi anche da chi l'ha vista. E mi riallaccio al potere delle parole perché ha questo potere di creare tante suggestioni, tante idee che arrivano da quello che ci racconti. Quello che mi ha fatto immaginare che la rabbia è un bel bacino di energia che noi produciamo, come anche tante altre emozioni. Probabilmente bloccandola creiamo un cortocircuito. Questa rabbia, invece, tutta questa energia, se noi la riusciamo a sfruttarla, utilizzarla per noi stessi, trasformandola, magari con dei lavori come mi hai fatto appena fare, con l'interpretazione, può essere una teatrale, anche se magari io non sono capace, gli ascoltatori non sono capaci, però il tentare di interpretare i personaggi che gli scrittori come te praticamente fanno, scrivono dei romanzi, tentando di interpretare, probabilmente questo accumulo di energia che tipo la rabbia, tipo altre forme di energie squilibranti, perché possiamo dire che magari la rabbia squilibra se non la sappiamo governare, possono essere trasformati in qualcosa di positivo, appunto con il gioco. Esatto, perché poi alla fine, osservando bene la vita col distacco interiore, quello del quale parlavo l'altra volta, e si riesce a comprendere che tutto arriva in realtà per dare una mano a noi, tutto arriva per farci fare un passo avanti, per farci progredire verso un benessere psicofisico, quindi complessivo. La rabbia, in questo, sì, la personificazione, ma l'altra volta parlavo insomma della narrazione, tutta è narrazione, quando si vede anche sotto in termini narrativi, quando si dà un'identità, anche un'emozione che ci fa paura, la si ridimensiona, la si porta anche al nostro stesso livello, ci si può dialogare. E aiuta a fare un passo avanti. La rabbia è in questo fantastico dialogo e parla della novella del lupo bianco e del lupo nero e mi rimprovera perché dice scusa tu l'hai, perché in effetti io ne avevo parlato, l'avevo scritta da qualche parte, adesso non ricordo, è passato un po' di tempo, e, ma come, dici certe cose e poi se arrivo io ti stranisci perché non sei più santa, perché infatti tutti quanti andiamo a questa aureola di santità senza capire che non è quella che ci serve in questo contesto, non dovrebbe essere quella nostra vera ambizione, ma quel cuore intelligente che Salomone chiedeva all'Eterno come massimo dono. Il cuore intelligente è quello che riesce a mediare, a trovare con la terza via, la via di mezzo tra gli opposti, tra situazioni opposte. La novella del lupo bianco e del lupo nero che viene richiamata da questa rabbia. E non so se la conosci, è una novella penso indiana, io poi dimentico spesso le fonti da dove traggo tutta questa linfa, perché leggendo però è molto bella perché è molto indicativa, c'è un maestro penso indiano che ha un lupo bianco e un lupo nero e nutre entrambi allo stesso modo, senza fare preferenze per uno per l'altro o partitismi insomma, e il discepolo è alquanto perplesso, perché il discepolo è sempre perplesso davanti al maestro, perché chiaramente è preso di attenzione, no? Dice ma come? Nutri il lupo nero tanto quanto il lupo bianco, sai questa opposizione luce-tenebre, buono-cattivo, questo dualismo che c'è? E il maestro gli risponde un qualcosa che fa tanto pensare, dice sai, se io affamassi il lupo nero privandolo e magari chiudendolo in una gabbia molto circoscritta, limitando i suoi movimenti, non fare altro che fare in modo che in lui si comprimano e lievitino sempre di più energie molto potenti, ma molto negative, rabbia, frustrazione, senso di ingiustizia, vendetta e cose di questo genere, quello che diceva lei, mi pompate o mi reprimete, che poi è la stessa cosa. Okay? A un certo punto però, quanto più io lo denutro e lo circoscrivo, quanto più lui pompa, appunto questo lupo nero pompa rabbia, all'improvviso prima o poi esploderà, nel momento in cui esplode fuori il mio controllo porta alla devastazione ovunque. Se diversamente io nutro il lupo nero tanto quanto il lupo bianco, non corro il rischio che stia lì a pompare, a nutrirsi di rabbia, quindi a far lievitare questa rabbia, quindi non corro il rischio che prima o poi esploda devastando il tutto, questo non accade, per di più lo tengo sotto il mio controllo, lo controllo io, senza considerare, cosa che mi ha fatto tanto riflettere, che in certe circostanze il lupo nero mi è più utile del lupo bianco,
perché il lupo nero è più scaltro, il lupo nero è più veloce, il lupo nero è più furbo. E in certi contesti, proprio per perseguire, per creare e per perseguire anche il bene, serve essere scaltri, serve essere veloci, serve essere furbi, serve giocare con le armi che apparentemente possono apparire meno corrette, in realtà se le si può usare correttamente, ma che sono molto più funzionali in certe circostanze di quelle che mi metterebbe a disposizione il lupo bianco, che magari è più bonaccione, pisellove, però è meno veloce, è meno sul pezzo e meno scaltro. Quindi alla fine servono entrambi. Se riesci a nutrire e a trattare allo stesso modo entrambi, nutrendoli, li controlli tutti e due e li usi tu anziché farti usare. E torniamo al discorso dell'ego che facemmo la volta scorsa. Se tu l'ego lo tieni sotto controllo, che non significa eseviziarlo continuamente, batterlo, percuoterlo, reprimerlo e metterlo in un angolo zitto e muto perché tu mi fai fare brutta figura, ma lo tieni sotto controllo dandogli tanto anche il suo spazio, quello che poi sarebbe anche la nostra mente automatica, diventa uno strumento potentissimo nelle nostre armi, nelle nostre mani. Se invece o gli dai complete, o sei tu che gli dai completo controllo perché sei totalmente succube di questo mondo fluido e dell'ego, oppure lo reprimi, quindi gli fai pompare rabbia, quello sfugge al tuo controllo, esplode e tu ne diventi una vittima. Quindi il discorso lupo bianco, lupo nero si può praticamente anche abbinare o riportare all'ego e all'anima, diciamo via dell'ego, via dell'anima, quindi alla luce e alle tenebre, un po' il gioco del duale che in questa nostra dimensione, ma penso probabilmente anche nelle altre dimensioni, quelle più vicine a noi, probabilmente hanno anche loro sempre una sorta di polarizzazione. Io penso che prima che si arrivi, poi magari lo vedremo quando ci andremo, a un'unione del tutto come proprio situazione stabile. Devi fare un progresso anche come anima, anche oltre questa vita. Questa è un po' la riflessione che mi porta sia la novella del lupo bianco e del lupo nero, sia questa situazione, questa realtà estremamente polarizzata. Quindi non bisogna combattere i propri lupi, anche quelli neri, quelli più cattivi, ma bisogna praticamente comprenderli, addomesticarli. Portarli dalla propria parte, portarli, di noi, dentro di noi, i signori siamo noi, il re siamo noi. Non dobbiamo permettere ad altre parti di prendere il controllo su di noi, perché a quel punto siamo veramente in balia dell'esterno, non controlliamo più niente. Tutto quello che ci viene fornito in questa realtà ci viene fornito per il nostro bene, per la nostra evoluzione, anche gli eventi che ci capitano. Quando si riesce a capire anche ad accettare questo fatto, bypassando anche il senso di ingiustizia e inadeguatezza, che è quello più immediato dell'ego, si riesce magari a fare un percorso in più. Quando si riesce ad accettare le ombre che noi abbiamo dentro, il lato oscuro che noi abbiamo dentro, che ce l'abbiamo, perché questo è un mondo duale, è un mondo polarizzato, lo vediamo fuori, ma lo vediamo anche nella nostra struttura fisica. Se noi vediamo, abbiamo il cervello diviso in due parti uguali, identiche, parte sinistra, parte destra, una per la parte razionale, una per la parte creativa. È polarizzato anche lì, siamo polarizzati già dentro, abbiamo la luce, abbiamo l'ombra. E negare le ombre, un po' come la polvere sotto il tappeto, non serve a niente le ombre che abbiamo dentro. E portarci la luce, che sarebbe la luce dell'attenzione, nutrirle e portare la nostra parte è un altro discorso, perché diventano nostri strumenti. La mente è uno strumento, perché con la trasmissione passata non vorrei che poi si crei un equivoco. La mente è uno strumento potentissimo a nostra disposizione. È uno strumento potentissimo, è un essere potentissimo. Se comanda su di noi, è potentissimo nello schiacciarci, annichilirci e devastare quello che c'è intorno a noi, anche la realtà intorno. Se al nostro servizio, è uno strumento e potentissimo che ci fa creare veramente in maniera potente. Ti faccio un esempio molto banale, se posso, molto banale, poi non è banale. Tanti anni fa mi fu chiesto di scrivere un testo giuridico, tecnico giuridico, che parliamo di tanti anni fa, era un ingegnere lui. E io avrei dovuto, e disse: ok, buon per te. E lui disse: no, detto, questo testo, la parte giuridica la scrivi tu. Ora, io non è che non sapessi, io sono anche giurista, io non è che non sapessi cosa facesse quella particolare figura professionale della quale dovevo scrivere e trattare in questo manuale. Io non sapevo neanche che esistesse quella figura professionale, e avevo una settimana di tempo. In quel caso ho detto ok. Non ho detto ok, ce la farò,
Ok, non ce la farò, perché sono già degli input che noi stiamo dando alla mente, ce la farò e non ce la farò, stai dando dei comandi alla mente. Ho detto solo ok, faccio e ho fatto, basta, non ho pensato, anche perché non avevo tempo. In 3-4 giorni ho letto l'impossibile, e Pierri, senza capire una sola parola di quello che io stavo leggendo, ok? Ho letto l'impossibile, leggevo e basta, senza pensare, leggevo, 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 leggevo. Dopo 4 giorni, e no, non me lo scorderò mai perché è incredibile quello che noi, il potere che noi abbiamo, è uscito il libro. Cioè tutte le nozioni che poi hanno rielaborato anche tutta la mia cultura giuridica, per carità, perché poi quella si è mischiata alle nuove nozioni, ha rielaborato da sola, senza che io pensassi minimamente con la parte coscienza, e mi ha tirato fuori il manuale, la parte giuridica del manuale, in una settimana. In una settimana. La cosa divertente è che io poi quel manuale me lo sono dovuto studiare. Tu capisci la potenza dello strumento che noi abbiamo a disposizione se lo facciamo agire mantenendo comunque il controllo? E in quel caso, se avessi pensato ce la farò perché sono grande, ce la farò, l'avrei condizionata, avrei creato un blocco. Se avessi detto oddio, non ce la faccio, gli ho detto che avrei creato chiaramente un blocco, senza pensare, dandole potere, ma comunque essendo tu quella che comanda. Ti crea dei veri e propri miracoli. Noi abbiamo un potere in mano impressionante e lo stiamo delegando alle macchine, alle macchine. Lo stiamo delegando alle macchine e è tutto delegato al di fuori. E questo penso che sia il vero pericolo forse di questo millennio, di questo millennio, di questo secolo, di questa era dell'acquario, come la chiamano. Questa è la vera prova da fare. Facciamo attenzione a non delegare, perché poi un giorno ci sarà la rivolta, le macchine, sai questi film, le macchine prenderanno il sopravvento, per carità tutto può essere possibile anche questo, ma non è neanche tanto quello il problema è che ci svuotiamo noi per riempire loro, ma ci stiamo svuotando noi, e una volta che ti svuoti, come ti riempi dopo? Ti svuoti di quegli strumenti, di quei poteri, di quelle capacità, e già ne abbiamo persi tanti nei millenni, che dici, beh, vale la pena? Perché cosa? Per una maggiore semplicità, per avere una maggiore agevolezza, per avere una vita più facile. Che ci devi fare con una vita più facile? Più facile nei limiti. Che ci devi fare? Io me ne accorsi tantissimi anni fa e lì rifiutai proprio la delega a qualsiasi. Io rifiuto il GPS, quello che ti guida anche a piedi o con la macchina, rifiuto qualsiasi delega alle macchine perché una volta. C'era in un bar, c'era una signora che aveva questo bar, che era una professoressa di matematica. Mi disse: senti, ma le divisioni, vogliamo fare una divisione? Perché lei sapeva cosa stava succedendo. Io mi resi conto che non sapevo più fare le divisioni che avevo imparato a scuola. Non a memoria, a mente. Non ero proprio capace di ricordare il procedimento che per anni e anni e anni avevo seguito a scuola. Lì mi sono allarmata perché la calcolatrice mi aveva tolto una facoltà. Completamente tolta. Mi sono messa lì con lei a rifarle foglio, penna, basso 1, porto 2, ti ricordi? Ti riporto 2, per recuperare una capacità. E parliamo di tanti anni fa. Ed era solo l'incipit di una delega che adesso è sfrenata alle macchine di funzioni che dovremmo svolgere noi, che dovrebbero essere anche divertenti. Quando vai in giro e devi trovare una strada, ma abbassare il finestrino o per fermare una persona e chiederle un'indicazione non è brutto. Scambi due chiacchiere, poi c'è sempre la prontezza delle persone che certe volte ci vogliono accompagnare a piedi, io sono la prima che se posso ti ci accompagno, no? E il dialogo, cercare di capire, orientarsi, ecco, si perde tanta vita in questo modo. A che pro? Poi si tende a imparare a rendersi conto del luogo dove si sta andando con le indicazioni, perché io ho fatto tanto un lavoro di dove andavo spesso in diversi paesi del nord Italia, tutti i giorni avevo 4-5 appuntamenti e quindi tutte le volte scoprivo posti nuovi e all'epoca non c'erano i navigatori. E si aveva un senso dei luoghi che è diverso adesso. Adesso proprio quel senso non c'è più perché metti in posti sul navigatore e non ti accorgi neanche del paesaggio che cambia. No, ma poi vai a deprivare, vai a depotenziare quelli che sono i nostri sensi. Sai, la PNL, c'è cioè il visivo, l'uditivo, il sensoriale, ognuno poi memorizza e imprime gli elementi in base a com'è. Il visivo ricorda visivamente le strade, magari non ricorda i nomi. L'uditivo ricorda un certo tipo di toni, di quello che usa i sensi dell'olfatto, ricorda un certo tipo. Si vanno a depotenziare anche quelle facoltà, non le usi più, quello che non usi le usi sempre di meno. Infatti,
quando tu cerchi di orientarti da solo, chiedendo informazioni, guardandoti attorno, ricordando, quel posto non lo dimenticherai più, non dimenticherai più la strada. Se vai col GPS o con quello che ti guida passo passo, anche perché io poi ci dico sempre, perché dice sempre l'opposto di quello che faccio, e non ricordi il posto, non ricordi la strada. Cioè, stai agendo, stai vivendo inconsapevolmente, quando, e ce lo dicono da sempre, e torniamo pure anche ad Eckhart Tolle, del quale abbiamo parlato la volta scorsa, la presenza, fare qualsiasi cosa con la presenza, vivendo in momento presente, dovrebbe essere la parte proprio, il vero proposito interiore di chiunque. Cioè, è lì che poi c'è l'eternità, è lì che non c'è il tempo, è lì che c'è la gioia di sperimentare la vitalità, la vita e questa esperienza. È vero, perché questa cosa qui del trovare la strada col navigatore toglie quell'elemento lì della presenza. Sì. Esatto, toglie la presenza e quindi noi continuiamo ad essere questo grande inganno o proiettati nel passato, quindi la migliore delle ipotesi nostalgici, la persona la peggiore disperati, amareggiati, angosciati, va a capire, o proiettati nel futuro e quindi carichi di ansia che è la metà bassa perché già questo mondo ti agita, perché già questo mondo gioca molto sul fattore ansia, pompare ansia, ce la metti anche te perché sei proiettato nel futuro e non sei nel momento presente, che è l'unico che comunque è al di fuori di queste emozioni. Però parlando di macchine, le macchine è chiaro che non hanno emozioni, a meno che in un futuro queste macchine prendano coscienza di sé e automaticamente prendono nella coscienza anche le emozioni di un'esistenza, allora si possono chiamare macchine perché sono state create, ma poi non ci sarebbe questa differenza con un essere umano perché diventerebbero anche loro duali. Ma le macchine, che chiamano intelligenza, secondo me sbagliando, sono dei calcolatori. Tutto quello che si crea con la scrittura, con l'arte, con la musica, eccetera, sono tutti prodotti che se hanno un senso, sono prodotti delle nostre emozioni, sia quelle positive, sia quelle negative. Esatto, anche perché, sai, l'intelligenza artificiale, noi gli passiamo la nostra mente conscia fondamentalmente, vengono create, strutturate, programmate con la mente conscia. In realtà, tutte le forme di arte, ma l'arte è dappertutto, l'arte non è solo magari scrivere, io scrivo romanzi per esempio, no? O scrivo libri, scrivo qualsiasi cosa, o non è solo dipingere, l'arte è cucinare, l'arte è assemblare motori, l'arte se lo fai, sentendo che comunque sentendo una voce interiore, ossia l'arte non usa la mente conscia, l'arte usa l'intuizione, che è la parte più profonda, è l'anima, l'inconscio, la parte interiore, il sé profondo, poi ognuno poi lo chiami come vuole, però è quella che si esprime nell'arte, quando è una vera arte, quando non sono queste arti costruite a tavolino. E quindi lì dove deleghiamo alle macchine e delle forme di arte, e c'è cioè la nostra arte, quindi le macchine creano opere letterarie, da parte creano opere pittoriche, musicali, stiamo privando le opere che dovrebbero essere quelle che ci nutrono veramente, le opere d'arte, ma anche una buona cucina, anche una bella macchina, un bel motore, e dell'anima. Perché noi l'arte la creiamo tramite l'anima, tramite la voce dell'anima, del sé profondo. E delegando la macchina togliamo l'anima all'arte, proprio la parte più potente, la parte curativa, e quindi svuotiamo anche quello che dovrebbe essere il nutrimento di noi stessi, perché l'arte è una potentissima forma di nutrimento di noi esseri umani e divini. Quindi Penso sarebbe alla poesia, che alle volte la poesia non è solo quella scritta, ma anche, può essere anche un certo modo di vivere. Quindi la poesia, è arte, e quindi in un certo modo di vivere poetico, anche quello può essere arte, anche se non produco nessuno scritto. ma non devi produrre scritti, perché purtroppo, ecco, sempre lì tendiamo troppo a contestualizzare le cose e a inserirle in dei ruoli. In realtà, l'arte non è solo la poesia, l'opera letteraria, il quadro. L'arte, ripeto, è qualsiasi manifestazione umana autentica che viene da dentro e segue sempre l'intuizione.
Anche un nuovo piatto di. Io parlo della cucina perché non sono particolarmente addetta, dedita, per quanto mi piaccia mangiare, però c'è chi è molto più bravo di me e lascio volentieri il passo. Anche lì, quando ci metti, quando lo fai col cuore, si dice cucinato col cuore, l'ho cucinato col cuore, una nuova ricetta è sempre una forma di intuizione. Proviamo questo, ti viene da un altro regno e lì crei veramente dei capolavori. Ma questo ripeto, in qualsiasi la sartoria, un'altra cosa, ma ti ripeto, qualsiasi cosa, anche la cura delle case, quando la pulizia delle case, per esempio, chi si occupa di pulire le case, gli uffici, ma anche lì c'è una forma di arte perché crei gentilezza, crei la pulizia esteriore che poi va a purificare anche dentro, tutta una forma di arte, quando è fatta con la parte proprio profonda di noi. E se la deleghiamo agli altri, ma di che cosa stiamo parlando? Per fare cosa? Non ti nutrono, non servono a niente, perlomeno, quantomeno per quanto riguarda, penso io, e poi ognuno ha la sua visione, la sua percezione delle cose. No, è molto chiaro, anzi, ne ho usato una parola che posso definire magica, cioè quando una cosa è fatta col cuore. Anche quando si crea un piatto, quando si cucina per un'altra persona cara e lo si fa col cuore, si trasferisce questa energia nel piatto e lo si può fare con qualsiasi cosa. Esatto, a questo punto cucinato col cuore, io mi ricollegherei a un paio di foto che ti ho mandato, se per te va bene. Perché sotto i video della volta scorsa, mi sembra che si trattasse di Valentina, ha parlato dell'esperimento col riso, perché io parlai all'epoca dell'esperimento di Masaru Emoto con l'acqua, e che però non si, perlomeno io non posso fare perché non ho il microscopio, quindi non posso andare a verificare i cristalli. Quindi Valentina giustamente ha richiamato l'esperimento fatto col riso da più persone che ha fatto anche lei e lei è riuscita, infatti la ringrazio di questo contributo, l'ho fatto anche io. Perché poi, come dico sempre, teorizzare sì, ma questa vita va comunque sperimentata. Io la sperimento perché comunque il potere delle parole va bene qualsiasi cosa. Ecco, su un bicchiere, due bicchierini uguali, identici. E su uno scritto, ci sta anche l'altra foto, e questa è la seconda, su uno scritto ti amo e ti amo e grazie, sull'altro scritto ti odio e distruggiti. Ti amo e grazie, lì ho fatto una precisazione e magari ne approfitto anche qui per riallacciarmi anche altri commenti se per te va bene, no? E ho aggiunto grazie a ti amo perché la parola ti amo nella storia si è... La parola grazie è più pulita rispetto a ti amo, perché ti amo energeticamente parlando, perché ti amo nei millenni si è caricata di tanta energia pesante e faticosa, perché nei millenni si è ucciso per amore, ci si è uccisi per amore di una donna, di un uomo, di un dio che si crede superiore agli altri dei, no? Alle altre divinità. Ma anche nella propria storia personale, spesso l'amore, il ti amo, ci va immediatamente a rievocare una sofferenza di una storia magari non andata bene, perché noi non siamo ancora capaci, noi come umanità, ad amare nel senso autentico del termine, senza condizionamenti, senza possesso, l'amore è fine a se stesso, quindi comunque ci porta anche sofferenza. Quindi una parola ti amo, delicata. Perché può avere, che tanto è sempre tanto non solo la parola in sé, ma anche l'energia che carichiamo noi è stata caricata su questa parola. Quindi grazie è una parola più pulita energeticamente parlando, perché grazie, grazie, cioè in genere viene proprio spontaneo quando proprio stai bene, no? E meno carica di energie negative pesanti o comunque che creano dissidio. Per questo ho messo ti amo e grazie. E sull'altro bicchierino ho messo ti odio e distruggiti. E li ho messi bicchieri identici, stesso riso e bollito, li ho messi nella stessa credenza l'uno a fianco all'altro. Dopo 7-10 giorni sono andata a verificare. Ecco, questa che adesso stai mostrando è ti odio, distruggiti. Se tu vedi il riso è completamente diventato non giallo, marrone, qua poi si vede marrone, è tutto ammuffito, ma tutta la muffa è nera, punteggiata di nero. Quello con su scritto ti amo qua si vede poco. Si vede, sì, eccolo qua. Ti amo e grazie. E non è quasi per niente ingiallito, è quasi completamente è rimasto bianco e un chicco è diventato verde brillante. Ora, Pierri,
Io sono rimasta esterrefatta, per quanto io queste cose le sappia, le abbia dette anche la volta scorsa, ma rimani ogni volta senza parole davanti alla magia, non so neanche come definirlo, a questa specie di Luna Park bello nel quale siamo immersi. Sembra quasi un grandissimo parco giochi, dove però tutto è fatto per farci evolvere. Io rimango sempre come i bambini, rimango a bocca aperta. Io sono rimasta veramente a bocca aperta. Quindi ringrazio Valentina di aver ricordato l'esperimento del riso e ho voluto far vedere le foto perché queste cose bisogna vederle proprio con i propri occhi, sperimentarle, oltre che con le emozioni, con i sentimenti, con l'esperienza, anche proprio visivamente con un esperimento scientifico, perché come dissi la volta scorsa, non c'è epoca più divertente di questa sotto questo punto di vista. Perché la scienza arraccando, torto collo, abbastanza stranita, a singhiozzi, si trova costretta a confermare quello che i testi antichi, sacri e non, sapienziali o non, ci dicono da mille anni. Ed è fantastica questa cosa. In questo caso è la vibrazione, tutto è vibrazione, tutto è parola, la parola, vibrazione, in principio era il verbo, abracadabra, le parole creano la realtà. Ecco, i fatti, cioè l'azione come la parola e la sua carica energetica incide sulla materia concretamente ed è fantastico. Molto molto chiaro e interessante questa cosa. L'altra volta si parlava anche del significato delle parole e per riallacciarmi a questo discorso, il significato delle parole cambia in base che noi, l'intento in cui noi diamo certe parole. Dopo certe parole tipo ti amo, grazie, magari hanno un significato generale positivo, ma altre parole più Che è neutre successo? possono. Mi senti? Succede qualcosa? Ok, ci sei, io non ti sentivo più. Sì, io Vabbè. credo che magari è stato un problema del Ok. tuo audio, però vabbè. Niente, Piuttosto. sto dicendo quanto è importante l'intento anche nell'uso delle parole. Sì, poi infatti sempre sotto nei commenti al video precedente, no? Mi sembra che sia stato Vincenzo a far presente che la parola sacrificio, e non so se ricordi che io dicevo di magari usare più la parola dono che sacrificio, perché sacrificio è una parola molto molto pesante. E Vincenzo ha fatto presente giustamente che la parola sacrificio, sai, sacrum e ficio facere, quindi fare un qualcosa di sacro, rendere sacro significa qualcosa del genere. Ed è verissimo, ed è verissimo. Solo che, è quello che diciamo prima, non è tanto perché molte parole, come diciamo la volta scorsa, sono state molto depotenziate, sono state modificate, e poi bisogna vedere anche come vengono percepite oggi, ma come sono state percepite anche nei millenni. Fermo restando che quando si fa riferimento a questo e fare qualcosa di sacro, un atto sacro, questo atto sacro è un atto di assoggettamento. Al divino è un atto perché c'è carica al rapporto, ma spesso e volentieri questi riti, un fare un rito, erano riti anche molto spesso cruenti, questo nel passato remoto, ma va bene perché comunque c'era il contatto o l'ambizione, l'ambire a stabilire un contatto con il divino, con la divinità. Purtroppo questo aspetto della parola sacrificio si è perso nei millenni, perché sacrificio nei millenni ha perso la sua vera valenza, ma per valenza non intendo quello che ti dicono, perché ti dicono, ti recitano in chiesa le quattro formulette, quella che senti dentro, ha perso la valenza del divino e anche e soprattutto recentemente si è perso proprio il contatto con il divino. L'umanità è in un'epoca in cui ha perso il contatto con il divino, chiaramente fatta eccezione sicuramente per gli amici di questo canale, no? E quindi si è persa quell'aspetto del quel contatto del divino e evoca dentro di sé solo forti privazioni, spesso percepite come un ingiustizia, come un sacrificio, come un dolore. Quindi è sempre appunto la carica energetica che ha accumulato nei millenni, nei secoli la parola, e quella che poi noi personalmente vediamo. Non è un caso che oggi si parla tante volte di sacrificio, sai, i governi che lo dicono ai popoli. Lacrime, sacrificio, sacrifici, ma qui là non c'è niente di sacro, non si percepisce come un sacro, no? Quindi per quello bisogna, è vero, come dicevo anche la parola ti amo.
Sì, però bisogna sempre stare attenti o usarla in maniera però dentro pulita. La devi pulire tu dentro per poi usare quella parola, altrimenti carichi un'energia che tu pensi sia positiva, ma in realtà è un'energia sporca, nella migliore delle ipotesi sporca o sporcata. E torniamo anche a quello che dicevo, il sacro oggi, negli ultimi tempi soprattutto, in quest'ultimo secolo, si è perso molto il contatto col divino, c'è stata una sorta di despiritualizzazione, questo un po' perché noi non siamo mai nelle mezze vie, no? L'illuminismo, ok, poi si arriva al positivismo, che è l'estremismo dell'illuminismo, quindi tutto materia, tutto ragione, si è despiritualizzata molto l'umanità, il sentire comune. Questo, a mio avviso, potrebbe essere anche una delle spiegazioni del panico che esplose nel 2020. Ricordi il panico vero per la paura della morte, quella paura della morte che fu molto cavalcata, Certo. la volta di che devo morire, me lo segno, no? Ma perché? Perché buona parte delle persone, non avendo più un contatto vero, non appiccicato, posticcio, con il divino, il vero sacro, non quello che c'è detto, la spiritualità che è dentro ed è dappertutto, ma non hai più contatto, è chiaro che vai nel panico. Se tutto qui, se tutta questa esistenza, se tu decidi, diciamo, a un esistere e più, non più a un essere in maniera sempre più ampia, se perdiamo il contatto con la spiritualità, che poi la spiritualità non è solo il contatto con il divino, ma è anche il contatto, la visione di un qualcosa di più grande di te. Anche l'eroe magari era un ateo, ma aveva una visione più grande della sua piccola vita. Anche lui era spirituale a modo suo, quindi non avevano paura di morire, certo, volevano vivere bene, in salute, perché volevano perseguire la loro missione, ma quel panico non c'era. Ci siamo scollegati dalla spiritualità, dal divino, dal vero contatto con il divino. E questa poi sarebbe l'epoca, come diceva Steiner, di Ahrimane, no? Sai, Sì, 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 l'epoca di sì. Ahrimane, Steiner l'aveva predetto, e torniamo nuovamente al dualismo del quale abbiamo parlato inizialmente, no? Lucifero, Ahrimane, lasciamo stare poi Lucifero, perché Lucifero da noi è visto come Satana, però Lucifero tecnicamente, lux, luce, fero, fers, è portare, portatore di luce, quindi la luce. All'opposto c'è Ahrimane, Ahrimane era un demone negativo uscito dalle treme tenebre, mi sembra che nacque nella culto di Zoroastra, qualcosa del genere. Poi nel culto mitraico di Mitra, e il culto di Mitra, tantissimi parallelismi con la storia di Mitra, più che il culto, ha tantissimi parallelismi con la storia di Cristo, di Gesù, la storiella raccontata. E nel culto di Mitra è stato invece glorificato come un dio, quello che poi anche gli greci, colui che soprassiede agli inferi, le tenebre, però di fatto c'è l'opposizione tra la luce, Lucifero, portatore di luce, e Ahrimane, portatore di buio, solo materia. Quindi solo spiritualità, tutta luce, solo materia e tutto buio, ok? Questi sono i due opposti. Ma gli antichi, i veri antichi, i testi sapienziali antichi, non dicevano scegli la luce e nega le tenebre, parlavano di una terza via, che è la via che è nel centro, perché troppa luce, una luce troppo forte, ti abbaglia, tu non vedi più niente. Non vedi questa esperienza che stai facendo, tutto nello spirito. Troppe tenebre, troppa materia, perdi completamente il contatto con la realtà. Stai nel centro, ecco il Cristo, siate di questo mondo, ma non in questo mondo, ma lo stesso Buddha, la via mediana, gli antichi, in Medius Sat Virtus. La terza via è la via mediana, è la via del mezzo. Siamo qui per sperimentare la materia senza perdere il contatto con il divino, con la nostra realtà dimensionale. Questa materia va sperimentata. Io ho voluto fare questo discorso e chiamarla in questo modo. Ti racconto questo aneddoto, se ti va, molto, molto Ciao. veloce, no? E la settimana scorsa mi svegliai senza ricordare minimamente il sogno, ma ricordavo, avevo davanti agli occhi l'immagine nitida di una pietra dura, molto bella, e il nome di quella pietra negli orecchi. Ok, dico, vabbè, mi sono scordata il sogno e ho lasciato perdere. La sera faccio meditazione, faccio una ventina di minuti di meditazione, però fallimentare quella meditazione, ero irrequieta, perciò sta mente attiva, ero abbastanza frustrata. Solo alla fine, succedeva alla fine, gli ultimi secondi, si stacca la mente per grazia ricevuta, perché era sfiancata pure lei, e mi appare un numero. Velocissimo, un flash, perché poi le intuizioni sono a flash, un numero che a me non diceva assolutamente niente. Era due cifre, e non aveva nessun riferimento con me, nessun legame, dico, ma questo numero da dove esce? Non c'era proprio nessun riferimento con me, un numero assolutamente banale per me. A quel punto ho pensato, vabbè, vediamo un po' che significa, giusto
perché non c'avevo niente da fare in quel momento, stavo un po' perdendo tempo, andiamo a vedere tante volte ci sia un messaggio esoterico, simbolico, angelico di questo numero, figurati, questo è un numero quasi prossimo al 100, figurati se. Vado a vedere, a questo punto, visto che vado a vedere il numero, pare brutto non andare a vedere anche il messaggio simbolico della pietra con la quale che mi ero svegliata con lei, con questa pietra in testa. Vado a vedere il messaggio della, simbolico esoterico con la pietra, vado a vedere il messaggio esoterico e simbolico angelico, poi ognuno lo chiama come gli pare in base alle mode, era lo stesso identico messaggio, identici, erano sovrapponibili, entrambi dicevano la stessa identica cosa, mi dicevano ok, bene, continua su nella strada dell'equilibrio tra la materia e lo spirito, non perdere l'equilibrio, devi seguire la strada dell'equilibrio tra le due cose. Dicevano esattamente la stessa cosa. È come se poi se ci si presta attenzione e ci si comincia a divertire. Ho ignorato il sogno, il messaggio che mi è arrivato alla parte finale del sogno, ho ignorato quella pietra preziosa, quella pietra dura che mi è apparsa in sogno proprio al risveglio, ah, tu me lo ignori e ti rimando un altro segno in meditazione, che era identico. Fino a qua, quando dico la rabbia, vi arrivano i messaggi con i sottotitoli già inseriti. A quel punto c'è una sollecitazione, vai a vedere che ti stiamo parlando, perché a me più di questo, cioè io non posso immaginare altro, il messaggio era la terza via, cioè l'equilibrio tra la materia e lo spirito. E lo spirito. E lì ho detto, ok, è vero, troppa spiritualità no, troppa materia no, bisogna sempre rimanere in equilibrio tra le due cose. Questa vita va sperimentata senza perdere il contatto con il divino. Io ho una rosa tatuata qui dietro. Ci sei? Ce l'ho tatuata per un solo tatuaggio piccolo per motivi personali, però aveva anche un istinto, un impulso che mi ha fatto proprio tatuare questa rosa, non che sia un fiore che io amo, io poi non amo ricevere fiori perché non amo che vengano strappati per donarli a me, che francamente non ne vedo il senso, però la rosa, se tu la vedi, ha i petali e ha le spine, quindi è proprio l'emblema della dualità. Ti puoi concentrare solo sui petali, quindi la parte bella, ti puoi concentrare solo sulle spine, quindi tutto appare irto, difficile. Queste sono le due parti della rosa, le contiene entrambe, però se vai a vedere la rosa nel suo insieme, ha una bellezza che sublima e trascende finalmente il duale. Perché nell'insieme la bellezza è molto più bella dei singoli petali, quindi l'insieme, l'equilibrio in questa dualità ti crea una potenza, un'energia, una bellezza che finalmente sublima e ti fa andare oltre. Ciao. No? Quindi questo, forse hai detto, forse per questo, poi sai, anche i Rosa Croce, poi è stata caricata nel tempo, che poi i Rosa Croce in realtà sono nati quando era nel 600, ma probabilmente ai tempi dell'antico Egitto, là sono cominciati a nascere questi simbolismi, queste cose. Però lì probabilmente ho capito il valore proprio della rosa in sé, quantomeno rende molto bene l'idea del sublimare il duale, sublimare, trascendere il dualismo per andare oltre in un cammino che ti richiede sempre la via mediana e pian piano sublimare, trascendere e proseguire. Che poi in questo la Divina Commedia di Dante ti traccia un percorso praticamente da brividi. Non so se, mi sembra che, non ricordo dove, questo è un ragionamento che avevo visto degli accenni e poi sviluppandolo effettivamente, riflettendoci su, c'è una potenza impressionante. Paradiso e inferno, paradiso e purgatorio, inferno, purgatorio e paradiso. Ok? A parte che nell'inferno sono rappresentati tutti quanti i traumi che vuoi non vuoi in questa vita dobbiamo affrontare. Che ne so, il tradimento, Giangiotto che è tradito da Paolo e Francesca. Il genitore che tante volte può fagocitare se non sta attento la personalità del figlio, il conte Ugolino, no? Sono tutti traumi perché dobbiamo affrontarli per superarli. Però al di là di questo mi sembra che sempre Sibaldi fece questo ragionamento molto interessante. Al di là di questo, se ci si fa caso, nell'inferno si riconosce di aver compiuto certe azioni, ma non è mai colpa propria. E Paolo e Francesca è colpa di Giangiotto, Galeotto fu il libro che lo scrisse, no? È sempre colpa di qualcun altro. Sì, è vero, ho fatto quelle cose, ma non è colpa mia, mi ci hanno portato. Questo è l'inferno. Quando vai in purgatorio, queste anime molto, molto, molto grigio il purgatorio, dà un senso di grande pesantezza. Perché queste anime, se
tu fai attenzione, e riconoscono le loro azioni, si assumono la paternità delle loro azioni, si assumono anche la responsabilità delle loro azioni, è colpa mia, però non si perdonano, non vanno oltre. Quindi vagano in questo luogo grigio molto pesante, e vagano per un fino a quando. Poi va all'inferno, va al paradiso, e Dante vede la cunizza e dice: ma come la cunizza? La cunizza. Cioè, Paolo e Francesca per un bacio sono finiti al quinto giro dell'inferno, e questa qui che si dice che ne ha fatte per farne perché che fosse di fagili costumi sta qua. È peccato. E quella lo guarda per play, peccato. Come a dirgli peccato? Quale peccato? Sembra questa la sua espressione. Poi lei fa, ah, io lietamente indulgo, ossia il paradiso. Assumersi la paternità delle proprie azioni, cioè le ho fatte io, assumersene la responsabilità, perdonarsi, sublimarle, trascenderle e andare al passo successivo. Ha una potenza impressionante. Vedi la potenza dei testi antichi. E anche in questo caso c'è una differenza nell'intento, perché si fa un'azione, io potrei fare la stessa azione di un'altra, io potrei fare, diciamo, beneficenza, ma potrei andare sia all'inferno, sia al purgatorio, sia in paradiso con lo stesso atto. Tutto dipende da me. Esatto, esatto. Dipende da sé, e dipende sempre dall'intento interiore, oltre a quello esterno, entrambi. Dipende sempre da che tipo di energia tu stai seguendo, da quello che carichi, fermo restando, e poi questa tripartizione inferno, purgatorio, paradiso. Sappiamo tutti che il purgatorio è una creazione della Chiesa nel XII secolo, perché insomma c'era un po'... Poi beh, io me li immagino, perché avendo una mente creativa e visiva, io me li vedo proprio, no? Che stavano lì, che si rannicavano nel cervello. Okay. Premesso che qua santi non è che ce ne stanno tanti, eh. Sì, ci stanno, ma non è che sgomitano, non è che devi sgomitare per farti largo tra i santi. Anche di persone cattive in maniera efferata, sì, ci stanno, ma in realtà se li vai a vedere sono bonaccioni, la maggior parte, la buona parte dell'umanità non è santa, ma non è neanche demone, è demoniaca, e questi dove li mettiamo? Cioè ci sta un purgatorio, ci sta un inferno, ci sta un paio per gli altri, ma questi dove li mettiamo? Che hanno creato il purgatorio. Ma mi è sempre affascinato la linea di confine, cioè magari per un tantino così finisco in inferno, per un tantino così. No, ma chiaramente è una creazione, ma molto, purtroppo, molto delle religioni, e soprattutto quelle esoteriche, è una costruzione umana, sono fatte con la mente umana, con il nostro ragionamento. Noi non riusciamo, noi cerchiamo di attribuire a Dio e i nostri pensieri alla nostra mente, e non ci spieghiamo le ingiustizie, ma noi ci stiamo attribuendo la nostra mente. Non abbiamo la mente tratta per questa Dio chi per lui, per questa dimensione, ma non ce l'hai una visione. Se provi a vedere dal di fuori di un Dio, di un presunto Dio che ci sia o non ci sia, e vedi sulla terra e vedi l'insieme, tutti i drammi sono molto meno drammatici, perché è un passaggio e magari è un insegnamento, magari ti fa evolvere, no? Certo. Però noi continuiamo ad attribuirgli, per quanto riguarda, ma perché ho subito questa ingiustizia, una mente molto umana, e questo è stato fatto molto proprio con le religioni, cioè il Dio della maggior parte delle religioni è talmente umano da non essere molto poi dissimile da Giove, dalle divinità poi greche. Gli abbiamo dato i nostri sentimenti, le nostre emozioni, ma anche le nostre fattezze fisiche, oltretutto. E quello ci ha molto incastrati. Io penso che non c'è nulla di più sacro di quello che ci ha generato, che è la natura stessa. E il fatto che noi stiamo perdendo, come hai detto te, un po' il contatto col sacro, è perché stiamo perdendo il contatto con tutto ciò che è naturale. Infatti si prospettano mondi artificiali e si dà potere a un certo tipo di scienza, e poi la scienza è figlia della stessa natura, perché noi stessi siamo stati creati dalla natura, e tutto quello che è divino è in una foglia, in una rosa, in un animale, è in noi. E quindi questa separazione che tu dicevi, probabilmente è questa separazione che viviamo sempre più in mondi assettici e più artificiali possibili.
E inoltre la terza via, applicato questo, sarebbe questa figlia che la scienza di un mondo naturale è come se non fosse maturata, avesse preso dai propri genitori, ma si fosse separata, avesse fatto un mondo a parte. Se invece questa scienza prendesse dai propri genitori, che sono la natura, sarebbe una scienza elevata, un altro tipo di scienza, sarebbe su un livello successivo e sarebbe nella terza via. La scienza nasce, l'avevamo detto anche l'altra volta, nasce sotto braccio alla spiritualità o alla conoscenza delle leggi di natura, erano l'unica cosa in passato, poi furono divise perché troppo potente. I miti ci dicono tante cose, ma la sua origine è quella e probabilmente tornerà lì, perché sicuramente poi il percorso riporterà a un'unione, come io non ho il minimo dubbio che l'amore è tutto quello che è tutto quello che c'è, quindi l'amore come potere creativo unificante, non quello che viviamo noi e che vogliamo riscrivere noi. Il motore che muove il sole e tutte quante le altre stelle è l'origine, la meta ed è il percorso. Quindi tutti quanti poi partiamo da lì, attraverso comunque l'esperienza, riscoprendo il suo potere creativo evolutivo, torneremo comunque lì. È il percorso che stiamo facendo e il percorso va fatto sperimentando e rimanendo nel mezzo, perché poi l'abbiamo, insomma, abbastanza palese, tutti gli opposti, tutte le estremizzazioni non portano molto lontano, invece l'equilibrio è proprio quello che poi alla fine è lo strumento migliore. E torniamo anche alle macchine. Noi siamo venuti qui anche per sperimentare la materia e per creare, per plasmare la materia, no? Sai, il primo chakra, il chakra della radice, è proprio la materia, quindi l'abbondanza, la materia, il contatto con la sopravvivenza, la materia. Il secondo chakra, quello arancione, l'energia sessuale, la nostra energia creatrice qui sulla Terra. Quindi queste due energie noi dobbiamo usarle, elevandole anche a livello di senso. Se noi deleghiamo il nostro potere creativo di plasmare la materia, noi possiamo plasmare, noi possiamo creare alle mappe, perché noi quello stiamo facendo, stiamo delegando la creazione in questa realtà, il creare, a delle macchine. Ci stiamo privando, al di là di grandi discorsi, ci stiamo privando del nostro potere creativo, della nostra creazione. Che siamo venuti a fare? No? Verissimo. Siamo venuti qua, io credo che comunque l'esistenza stessa del mondo materiale è un campo, è una palestra per la coscienza umana, per, come hai detto te, per creare. Sì, quindi, per creare, per riscoprire gli strumenti, ma come per scoprire gli strumenti, utilizzarli, creare. Cioè, faccio un esempio banale, per esempio adesso ti ripeto, parlo proprio della cucina perché non è proprio il mio regno, e non si va, magari hai tante di quelle ricette a disposizione che non c'è più la creazione, adesso mi invento qualcosa di nuovo, seguo l'istinto, no? E creo qualcosa di nuovo, perché troppe cose a disposizione, hai delegato a un co- tutti lo facciamo, a internet in questo caso, la ricetta perfetta e non crei più tu. Anche quella è una creazione. Banalmente, ma poi di banale non c'è niente in queste cose, no? Fino ad arrivare a un unico sapore che non può accontentare tutti, perché anche in quel lato ognuno vivrà in modo diverso, è un senso del gusto, che se non sbaglio sono 5, un senso di gusto ognuno, perché queste cose magari si ragionano poco, ma ognuno di noi ha il senso del gusto diverso dall'altro, è sempre una vibrazione anche il gusto. Quindi il sapore che io provo mangiando una fragola, mangiando qualcosa di piccante o di amare, cambia, non sarà uguale a un'altra persona, perché è sempre nel campo vibratorio. Lo stesso vale per come io vedo i colori, possiamo intenderci perché tutte e due siamo d'accordo che è un blu, però l'altra persona a livello vibratorio magari vede il colore in modo diverso. Quindi non potrà mai esserci un gusto unico che possa accontentare tutti e tutto, come la macchina tenderebbe a fare. Esatto, noi siamo qui per sperimentare, imparare, acquisire conoscenza. Guarda, la parola, torniamo alle parole, no? La parola sapere viene da sapio, no?
Sapio in latino significa assaggiare. Guarda, non c'è parola più, più potente, più chiara di questa. Ossia, per imparare un qualcosa la devi sperimentare. Io, e torniamo alla cucina, ti posso descrivere con tutti i dettagli possibili. Poi ho un vocabolario abbastanza ridondante, quindi tutti i sinonimi possibili, il gusto della fragola. Ma se non l'assaggi non lo saprai mai. Non lo conoscerai mai il vero gusto di un qualcosa, questo per i sapere. Quindi sapere viene da sapio, assaggiare, e ti sta dicendo, per imparare devi sperimentare. Quindi se deleghi alle macchine, sperimentare la creazione, sperimentare poi è tutto creazione, qualsiasi esperienza è una forma di creazione, no? Che poi la creazione e il creare fuori, e creare proprio in termine tecnico, non fa altro che consentirci di creare continuamente versioni di noi stessi sempre nuove e si spera migliori. E quindi è tutto lei, perché noi siamo qui alla fine per creare continuamente versioni sempre migliori di noi stessi, perché tutti tendiamo a questo, tutti tendono a creare una versione. Ecco, però ti serve sperimentare. La sapienza ti arriva assaggiando, sperimentando. Se noi deleghiamo alle macchine la creazione, che siamo venuti a fare? Fermo restando che noi ci sta una novella, poi magari mi sto un po' dilungando forse, no? Però poi c'è una novella indiana molto bella, non so se l'avevo detta l'altra volta, c'è una maestro sempre indiano in fin di vita sul letto di morte, c'è il suo discepolo che gli parla discepoli parlano in continuazione assieme a essi perché per fare per accompagnarlo in questo passaggio sugli ultimi minuti di qua di là, di su di giù, e a un certo punto il maestro gli fa no, puoi stare in silenzio un attimo che voglio ascoltare quello che sta dicendo il signore che è venuto a trovare il paziente nel letto a fianco perché sta spiegando una cosa che io non so e voglio impararla. Puoi immaginare l'espressione del discepolo, basito, ma come questo sta morendo, ma che c'ha da imparare ancora, no? E il maestro lo guarda e dice, guarda che noi siamo venuti qui per imparare fino all'ultimo momento, perché ci porteremo dietro nell'altra dimensione l'amore che abbiamo esercitato e quello che abbiamo imparato, la sapienza. E la sapienza presuppone che noi assaggiamo le cose e che sperimentiamo. E questa novella è bellissima perché poi tutto in un'epoca in cui sai la rottamazione di chi non serve più, non è più un ingranaggio nel sistema, non serve più a niente, quindi si sente anche inutile. È una cosa talmente folle perché in realtà il bagaglio culturale, l'esperienza di imparare fino all'ultimo respiro di questa vita. E poi, senz'altro, l'omologazione, secondo me, porta all'autodistruzione. Quindi esatto. Stanno facendo un'omologazione che non porta a nulla, perché la creazione sta nella diversità delle cose, non in qualcosa di diverso. Infatti, quando le persone si spaventano del diverso, io le guardo sempre abbastanza perplesse, perché in realtà la diversità dovrebbe essere un valore aggiunto. Io in realtà sono contenta che, e a me non piacerebbe un mondo dove tutti la pensano come me, ci piacerebbe proprio per niente, perché non ho più stimoli per cambiare punto di vista e per sperimentare un qualcosa di nuovo. Sarebbe un parlarci addosso, ma sai che noi a un certo punto, no? Quindi non capisco come si possa in realtà attendere e volere l'omologazione di un pensiero, perché ti fa stare tranquillo, in realtà è di una noia mortale. È autodistruttivo, tutti quelli che la conseguono andranno a finire male. Lancio questa cosa che sembra quasi una maledizione. No, ma si spengono, poi si annoiano, poi si vanno a spegnersi e si diventa, poi la vita diventa più un esistere, un sopravvivere che un essere, un vivere, no? Un vivere appieno. Alla fine torniamo sempre lì, il vero coraggio è essere chi si è e non chi si pensa che gli altri vogliono che tu sia, perché per la volta è anche un nostro pensiero che gli altri si aspettino qualcosa da noi. Sentivo una volta che c'è un testo pubblicato, mi sembra, in America, e da alcuni, e mi sembra che fossero infermieri in una struttura di ultima degenza, ok? Quindi che accompagnavano queste persone nel momento del passaggio, no? E gli hanno parlato molto con queste persone e hanno raccolto il loro pensiero in un libro, perché era sorprendente
come il rimpianto fosse ci fosse un solo rimpianto di tutti e fosse sempre lo stesso, qualunque fosse l'estrazione sociale, qualunque fosse il tipo di vita che queste persone avevano vissuto, perché andavano a chiedere espressamente che rimpianti ha, qualche rimpianto. Nessuno ha rimpianto la donna che non ha avuto, l'uomo che non ha avuto il matrimonio fallito, la macchina che ha comprato, quel viaggio che non ha fatto, no, nessun tipo di la povertà. Il rimpianto al 99% era sempre lo stesso ed era avere vissuto non seguendo la pulsione interiore, quindi cercando di essere chi si è, chi si era, ma cercando di accontentare gli altri e cercando di essere quello che si pensavano che gli altri volessero che loro fossero. Questo è il leitmotiv di tutte queste persone poi raccolte in questo testo. E questo dovrebbe far riflettere, perché ti ricordi che poi diciamo cui prodest alla fine, no? Vivere una vita che non è la nostra, chi giova? Ma non giova neanche alle altre persone, perché tante volte, sai, anche tante volte noi viviamo non come gli altri ci dicono, ma come noi pensiamo che gli altri vogliono, e magari gli altri neanche lo sanno. La paura, certo, di essere, no? Qui si creano condizionamenti, e in realtà il coraggio vero è essere chi si è e sperimentarla questa vita. Tanto poi quando si sta bene dentro, quando tre crei un equilibrio dentro, alla fine l'amore, il gesto gentile ti trabocca dal cuore, cioè non è che devi pensare ora mi comporto bene, trabocca proprio, non lo contieni, un po' come il sorriso ebete stampato in faccia quando sei proprio innamorato, no? Non lo contieni, no? Quando stai bene dentro trabocca il bene, quando invece sei compresso perché devi comportarti così, sei compresso, cioè non vengono fuori sorrisi, vengono fuori smorfie. Quindi l'equilibrio dentro di sé, lo stare bene dentro, l'amare se stessi come il tuo prossimo, non meno più, è fondamentale, perché è il vero modo per amare. E non è una forma di egoismo quella. Quando stai bene, ma veramente bene, trabocchi positività, il sorriso ti si stampa immediato, automatico, non lo controlli più. Il tendere la mano, che è la nostra vera indole, neanche te ne accorgi che la mano è tesa dappertutto. Va bene, bellissime parole che sicuramente fanno comunque riflettere. Spero che le persone che ci seguono abbiano colto in queste riflessioni il motivo di riflessione. Ti ringrazio Alessandra, perché è la seconda volta che ti invito e sicuramente porti con le tue parole sempre cose interessanti e illuminanti, e tra l'altro lo vedo poi anche nei commenti, quindi non lo dico solo io. Ti ringrazio tanto. Grazie a te, guarda, lo ripeto, io non ho nulla da insegnare, non sono un maestro, non sono un guru, sono un carissimo amico nel viaggio, sono tutti quanti viaggiatori. Io condivido solo quello che sperimento, che studio e poi sperimento, quello che vivo, quello che sento, è solo una condivisione. Quindi anche quando commentano le persone, per me è un valore aggiunto, perché sono sempre stimoli, perché noi siamo tutti quanti viaggiatori e facciamo viaggiare insieme, scambiarci gli strumenti, scambiarci quello che abbiamo scoperto, quello che abbiamo capito, magari per poi superarlo successivamente. È fondamentale tanto a chi ci ascolta quanto a me anche, perché siamo tutti quanti viaggiatori e viaggiare insieme è la cosa più bella che c'è. È vero, con queste parole ti ringrazio, saluto a tutti quelli che ci hanno seguito stasera e quelli che ci seguiranno nei giorni futuri. Grazie mille a tutti e buona serata, buon proseguimento di serata. Ciao, grazie mille.